Torniamo alla Fiera del Fungo di Borgo Taro IGP. Ieri abbiamo ascoltato il polso degli organizzatori e dell'amministrazione, oggi invece sentiamo quello dei commercianti. Ore 18 di domenica, siamo alla Fiera del Fungo di Borgo Taro. Vediamo com'è andata. Andiamo dagli operatori e vediamo un po' com'è andata. Danilo, com'è andata? Beh, come sempre, come festa per me ormai è un appuntamento talmente fisso che abbiamo clienti che arrivano a colpo sicuro. Dunque ogni anno aumenta e ogni anno ci dà più soddisfazione proprio perché vengono a cercare il prodotto e vengono qua a cercare me. Dunque me come in senso come azienda, e questo fa estremamente piacere. Senti, qua c'è un bancone completamente vuoto, ti hanno portato un po' di funghi adesso, qua ne vanno veramente tanti di funghi a Borgo Taro. Ne danno tanti, ma di merce locale quest'anno veramente poca. I nostri fungaioli consociati hanno fatto lo sforzo di raccogliere in questi 2 o 3 giorni e portarci quello che hanno potuto trovare. Si è riuscita ad accontentare nel minimo del possibile i nostri clienti e speriamo che per settimana prossima ce ne siano ancora in abbondanza. Senti, cosa bisogna spendere per prendere un buon fungo sfuso? Un chilo di funghi buoni cosa deve costare almeno? Almeno i 25 € e noi siamo in promozione a 22 € per la fiera e cerchiamo di dare un messaggio positivo ai clienti. C'è in giro tanta porcheria che spacciano per nostrano e purtroppo le istituzioni non ci supportano nel fare i controlli. Mi dispiace per questo. Aldo, vedo che è andata male, qua c'è un sacco di roba invenduta. No, qui è andata abbastanza bene, la gente ha risposto Allora, bene. quando un commerciante dice abbastanza bene, vuol dire che è andata molto bene. No, accontentiamoci, chi si accontenta gode, nel nostro paese si dice chi si accontenta gode. Cos'è il prodotto che è andato di più? Noi siamo specializzati in pecorini, tutta produzione propria, pecorino della Toscana, noi abbiamo pecorino alla pera, pecorino all'uva, pecorino paglia e fieno, diciamo un po' in generale, un po' tutto, però in particolare diciamo formaggio di capra. Formaggio caprino no colesterolo, caprino toscano. Andata bene? Accontentiamoci. Vanna, com'è andata? Non, Dica la verità. sì, non tanto bene, perché si sperava meglio, però. Ma di gente ce n'era tanta. Sì, c'era gente, ma avevo poco voglia di comprare quest'anno. Crisi o troppi funghi offerti? Tutti e due. Tutti e La due. prossima fine settimana va meglio di solito. Io spero di sì, perché per solito lavoriamo più la seconda che la prima. Ma male male o malino? No, si sia contenta perché noi si accontenta sempre. Voi trovate un bel prodotto, cos'è? Trentino, Austria? Trentino, no, Austria, lascia che mangi gli austriaci. Trentino questo. Beh, comunque bello, un po' di cassette vuote ce li avete, non è che sia il solito metodo dei commercianti che si lamentano. Cioè, non è il discorso di lamentarsi, è il discorso di dire come sono andate le cose. Comunque torna. Sempre io torno qui. E a me piace e torno sempre. Ecco un altro testimonial storico della festa del fungo di Borgotaro. Quest'anno patata asciutta, vero? Sì, quest'anno patate asciutte perché non è piovuto, sono un po' piccoline, però sono buone, il sapore è ottimo. Senti, è andata bene perché vedo che qua di patate non è più. Sì, è andata bene, ieri forse di più di oggi, però è andata bene. Stamattina è piovuto un'oretta, ma è andata bene. Senti, cosa pensi di questa manifestazione? Che se fosse solo enogastronomica forse sarebbe meglio. Ora 19, domenica sera si chiude la prima puntata della Festa del Fungo di Borgotaro con un bilancio più che positivo. Abbiamo ascoltato gli amministratori, abbiamo ascoltato gli espositori che hanno dato qualche consiglio. Appuntamento domenica, sabato e domenica prossimi. Il prossimo 3 e 4 ottobre a Zumzeri, in località Passo Due Santi, in occasione della Fiera del Fungo Porcino, la locale Proloco organizza in collaborazione con l'associazione L'Unica Foto il concorso di fotografia Una montagna di funghi, funghi nel loro ambiente naturale. Per informazioni ed iscrizioni dovete contattare L'Unica Foto al 3405 588205. La Proloco di Zeri vi ricorda che per informazioni sul regolamento del concorso potete contattare anche info@lunicafoto.it oppure fabio@antonioni.eu per il comune di Zeri e gabri.cassaghi@gmail.com per la Proloco. Siamo allo spazio dedicato allo sport, iniziamo dal basket. Si è giocata al Pallaraschi di Borgo Taro la quinta edizione del Memorial Augusto Capitelli di basket maschile under 18. Vediamo.
Quinta edizione del Memorial Quarantelli, siamo qui con uno degli ideatori, che è di un gruppo di amici, amici di Augusto Quarantelli, che hanno pensato di ricordarlo nel modo migliore, cioè attraverso un bel torneo di basket. Era un under 19, quest'anno è diventato un under 18, combattutissimo, siamo a metà tra i due tempi iniziali. Ugo, una bellissima soddisfazione? Sì, soprattutto ogni anno è un ricordo ad Augusto, che ha vissuto in mezzo ai giovani, in mezzo ai ragazzi e in mezzo alla pallacanestro, e anche quest'anno l'edizione sta fornendo un buono spettacolo. Senti, a pallacanestro è una cosa che unisce, non divide, e unisce anche nel tempo, addirittura oltre certi livelli, oltre la vita. Beh, io ho passato gli anni più belli della mia gioventù proprio con la pallacanestro, da prima giocando, arbitrando, allenando e poi vivendo insieme agli amici di Borgotaro. Ecco, personalmente è stato l'aspetto qualificante della mia vita. Senti, il fatto che ci siano tanti ragazzini, tanti bambini, a parte essere una bella soddisfazione, è un messaggio forte per una società che spesso è disunita e disgregata? Sì, la palestra è piena di ragazzini, quindi questo è un ottimo segnale. Direi che anche le squadre che sono sul campo fanno vedere una buona preparazione, e si vede anche la mano dell'allenatore, che imposta i giocatori con una visione improntata su un bel gioco, una bella difesa. Senti, in due parole, Augusto Quarantelli? Augusto Quarantelli è una persona indimenticabile, è una persona inimitabile. Mirko Del Nevo, siamo a metà della partita, adesso andiamo a finirci, a goderci il resto della partita. Insomma, un successo di pubblico, un successo di spettacolo, perché i ragazzi giocano bene e nonostante oggi ci sia il mondo a Borgotaro, qua il palazzetto è pieno. Sì, una bella manifestazione organizzata in ricordo di Augusto, di Quarantelli, quindi noi siamo molto felici di averlo fatto, orgogliosi anche del successo della manifestazione. Il livello è buono, la nostra squadra pensavamo avesse più difficoltà, invece vedo che stanno giocando per adesso molto bene, quindi siamo, comunque va il risultato finale, siamo felici delle due giornate di organizzazione di questo torneo. Sentite, abbiamo fatto l'intervista proprio a metà perché comunque vada è stato e sarà un successo. Senti, i ragazzi qua hanno una bella grinta e sono veramente bravi questi ragazzi, questi giovani soprattutto. Ma sì, è un gruppo che assieme da anni ci ha sempre dato soddisfazioni, sono ben allenati, seguono le indicazioni dello staff, insomma ci fanno credere che in futuro abbiamo una riserva su cui contare. Andiamo a vedere il resto della partita. E per la cronaca sportiva, il Memorial se l'è aggiudicato la Valterese in forma smagliante, che ha dato spettacolo in finale con la pallacanestro piacentina, che si è arresa solo al quarto tempo sull'86-72. La finale per il terzo posto se l'è aggiudicata invece la fortissima pallacanestro Nazareno Carpi. E per quanto concerne lo sport, vi voglio anche ricordare che ogni lunedì sera dopo il telegiornale intorno alle 20.35 va in onda Punto Sport, si parla di calcio ma non è solo, e il programma potete vederlo anche sul nostro canale YouTube. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 23 settembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, con possibili locali rovesci e temporali. Al pomeriggio migliora con schiarite, nuovo peggioramento in serata e in nottata con piogge. Le temperature minime stabili con i valori intorno ai 15 gradi, in flessione le massime tra 17 e 21 gradi, infine i venti saranno moderati. Vi lascio con i programmi di questa sera: alle 20.35 80 Nostalgia, alle 21.10 per la rassegna Tutta colpa della musica, lo spettacolo presso l'Auditorium Mosconi di Borgotaro, Tempu Deluvi, Movenne Natale, alle 22.30 al TG e alle 23 Ballo che sballo in TV. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento e a domani.